facciamo un po' di pulizia. Qua bisogna fare silenzio. Abbiamo pulito tutto il bosco dove era possibile tagliare qualche frasca. Adesso ci facciamo un sentiero in terra pulito dove possiamo fare una ventina di passi senza rompere un ramo, senza schiacciare fuori. È essenziale perché qua le poste sono distanti una dall'altra. Teniamo ognuno circa 200 metri, quindi bisogna fare quello che si può, il territorio è vastissimo, avete visto, le poste sono quelle che sono, bisogna quindi arrangiarsi, lavorare d'orecchio, perché qua il cinghiale si uccide con l'orecchio, e pulire, avere la capacità di movimento nel breve ovviamente, però la più sicura, la più silenziosa possibile, questo è molto importante, questo è il motivo per cui dedichiamo 10 minuti a fare un po' di pulizia. Tutto abbandonato completamente. E puoi capire cosa trovi lì, runze. La battuta stanno per partire, partono da una parte più o meno bassa, noi siamo a un'altezza sui 600 metri, 600-700 metri fino ad arrivare al culmine che siamo sul 900 e adesso aspettiamo gli eventi, ci sono i canai, sono in 5 stamattina, c'è tutta la mia famiglia con i cani. Le poste sono piazzate, non siamo in tanti, però pochi ma buoni, come si dice. Guarda il polete, dovrebbe essere qua. Alza su. No. Corri qua, corri, 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 Cristo, corri! Corri, corri! Oh, Cristo! E mo son però a me l'hai preso morto no va giù dammi 5 dai. Anzi 4 le botte che hai fatto dammi 4 però il marcato di blu sarai 700-800 metri la mia schiena ma poi sempre andando avanti scendendo ora voglio vedere a portarlo giù devi portarlo anche giù non è un problema sono altri due cinghiali grossi tre cinghiali grossi perché uno l'ha ammazzato Mirka uno Bruce e uno Corona tutta roba grossa Mirka è andata bene, se non ti avvisava tua figlia, se non ti avvisava tua figlia non lo vedevi neanche, sì? Diciamo così là. Faccio venire Peleale con la carrucola, la corda lunga 50 metri, lo cominciamo a tirarlo su perché qua c'è da morire. Dai, comunque un bel animale, dai. Mamma mia. Adesso il problema è portarlo giù, tu dici? Sì, perché sarà, se sì, 80 kg, 75 kg tutti, sono montato. Qua in montagna non è solo bello cacciare, ma bisogna anche essere montanari. Questo è uno degli unici modi per poterli tirare su. Il brutto l'abbiamo fatto, qua siamo ancora in una zona abbastanza ripida, ma non impossibile, l'impossibile era sotto. E ce ne abbiamo ancora 300 metri sopra. Ora vado a dargli una mano anch'io, cosa dite? Se no poi dite che io me la scampo sempre con la scusa della telecamera, che non è vero.